mi auguravo di giocare, perché anche nel girone di ritorno ci sono due o tre volte che c'è l'infrasettimanale, quindi mi auguravo di giocare, però obiettivamente, specialmente nella seconda verifica, non si vedeva da porta a porta, quindi anche perché tutte queste interruzioni sicuramente non facevano del bene alla partita. Possibile recupero? Ma non lo sappiamo, è da fissare. Domani no. Domani no, cioè, domani no, perché il regolamento è che se non si cominciava la partita si poteva recuperare, te lo potevano obbligatoriamente far disputare domani. Così no, perché anche perché sia dalla parte nostra che dalla parte loro comunque ci sono dei ragazzi che già hanno il biglietto aereo. Ma il regolamento comunque parla regolamento, chiaro, sì, che sì, se no, si è iniziata la partita poi dopo si deciderà. Beh, non credo prima della ripresa, no. No, perché c'è l'obbligo per i calciatori di farli fermare completamente. Noi, tutte le società, non possiamo utilizzare i calciatori nemmeno per un allenamento prima della scadenza dei nove giorni. Secondo me si complica ulteriormente, nel senso che aumenta un altro recupero per l'allenamento. No, questa è la quinta volta che ci incontriamo, la prossima. No, non lo vedo così. Io ecco, colgo l'occasione per chiarire. Non mi sarei preoccupato nemmeno prima, non ne avrei parlato nemmeno prima, se non avessi avuto gli infortuni che ci hanno impedito di poter avere una squadra sempre fresca in campo, quindi di fare il necessario turnover. Questo è stato il nostro vero problema. Se abbiamo i giocatori a posto, insomma, in queste circostanze si può anche dare la possibilità a chi gioca di meno di giocare, quindi la squadra mantiene il livello di competitività. E quindi io spero solo di avere nella seconda parte dell'anno la squadra nelle migliori condizioni, tutti i giocatori disponibili, ecco, questo mi auguro. Va bene? Il programma adesso di giocare. Il programma è 9 giorni obbligatoriamente fermi, e come diceva bene Gigi, non puoi neanche fare un allenamento, non solo amichevoli, non puoi proprio utilizzare i giocatori, perché l'associazione calciatori ha fatto questa legge, insomma. E poi dopo uno ricomincia, e dopo gennaio è anche il mese del mercato, quindi secondo me è un mercato un po' troppo lungo, perché un mese è un po' troppo lungo, però ci dobbiamo adeguare. Un buon anno a tutti i tifosi volevo fare, e un grande 2019 per tutti. Arrivederci, buon anno. Buon anno, ciao. Sensazione a pelle e voce di stadio, la Ternana avesse certo favorito verso queste verifiche del campo durante No, io non credo. Questo non credo che abbia favorito o danneggiato nessuno. Giocare in queste condizioni non è mai piacevole, perché non è ottimale, perché ci si può sbagliare, ma anche l'arbitro può non riuscire a vedere un qualcosa. Comunque credo che le partite in questo contesto siano un po' falsate, per cui credo che la decisione che sottoscrivo, quello che ha detto Leo prima, alla fine credo sia stata la decisione più logica e più saggia, anche perché con l'andare del tempo credo che la situazione sarebbe solo peggiorata. Quindi, giocare con situazioni peggiori. Questo poi è possibile, dipende molto dagli arbitri, insomma. Noi eravamo comunque pronti nell'eventualità avesse deciso il contrario di giocare, insomma, perché anche per noi, come ha ben sentito prima, ne abbiamo avute tante, fra quelle normali, quelle che
ci portiamo dietro per il ritardato inizio di campionato, a noi hanno, questi rinvii hanno causato notevolissimi problemi, queste serie di partite. Tutti gli altri hanno giocato a dicembre 8 partite, noi le abbiamo giocate anche a novembre, insomma, quindi ci portiamo da dietro un periodo molto più lungo. Però sinceramente, se abbiamo sette, in questo momento abbiamo 7-8 infortunati, speriamo in questi 20 giorni di recuperarli, e quindi è chiaro che in condizioni migliori siamo più convinti di poter affrontare più impegni anche infrasettimanali. Scusi, non ho capito. Sa che io questo non sono riuscito a saperlo. Sì, così riprende dal 21° minuto? Ah, ok. Mi sembra da questa, se in C si ripartiva da zero. Ah, bene, questo non lo sapevo. Giocheremo 20 minuti in meno. Va bene. Tanti auguri a tutti. Buon anno a voi e alle vostre famiglie. Buon anno. Come ha già detto il presidente, stiamo valutando 3-4 profili tra difesa, centrocampo e attacco, e vediamo adesso dalle uscite che andremo a fare quello che riusciremo a portare a casa. Si parla in maniera insistente di Lorenzo, potrebbe essere un... È un nome che ho sentito anch'io, ma vi confermo che non fa parte dei, tra virgolette, cioè dei nostri pensieri. Sì, le partenze sono i ragazzi che tanto avete visto tutti quanti, quelli che in questo momento non hanno avuto spazio. Lì dobbiamo andare a giocare da Boucher a Battistini, e stiamo valutando anche altre situazioni. Serafini era già uscito, Serafino uscirà, e quindi stiamo anche valutando col mister magari qualche over, perché chiaramente dobbiamo fare entrare nella lista degli over, che sono, come anche tutti quanti sapete, 14, quindi stiamo valutando anche delle uscite su qualche over. Questo è un po' il tutto. Diciamo che la cosa più difficile sono le uscite, perché dopo le entrate, con tutte le situazioni che ci sono in Lega Pro, società che stanno fallendo, dalla Pro Piacenza al Matera, mi hanno detto che ha delle problematiche grosse anche la Lucchese, la Regina si sta riprendendo però non si capisce, quindi penso che l'unica cosa che non mancano sono i giocatori, ce ne sono tantissimi, quindi il nostro girone sta dimostrando che è quello più sano, è quello più bello, e dove ci sono le società anche più serie, più forti, non che negli altri gironi non ci siano, però siamo l'unico girone dove non ci sono penalizzazioni e dove il campionato sta andando via regolarmente. Ma per qualche nostro giovane ci sono delle richieste, adesso piano piano le valuteremo. I ragazzi, lo sapete tutti, Arlotti, Guibre, sono ragazzi che comunque vada hanno un interessamento, però vediamo da qui al 31 cosa può succedere. No, cioè, da richiesta a chiusura è dura, ecco, cioè, nel senso che è complicato. Sì, sono tutte richieste da categorie superiori. Ma no, ma sono richieste, punto. Richieste, interessamento, chiacchiere, perché ne ho già sentite diverse, quindi... Però diciamo che a oggi, finché sono qui, quindi sono giocatori del Rimini.